i coglioni che sei. Le evidenti problematiche di questa squadra. Quando pensi che hai recuperato qualcosa, poi ti rendi conto che invece si ritorna all'antico. Oramai mancano gli ultimi 90 minuti. E non ho altro da aggiungere, il che chiedo scusa alla città, ai tifosi di questa prestazione, l'ennesimo. Vediamo di chiudere dignitosamente, se è possibile, ad Alessandria. Abbiamo ancora tutto un girone di ritorno da giocarci. Rimango fiducioso. Niente, aspettiamo gli ultimi 90 minuti, dopodiché agiremo. Il problema che qui non è un problema di allenatore, è un problema di modulo, un problema. L'avete visto? Io penso che mai si ripete da qualche partita, se non dall'inizio dell'anno, le stesse cose. Abbiamo delle difficoltà e su queste difficoltà ci puniscono sempre. Avendo fatto anche una partita, adesso sembrerebbe per assurdo, ma anche la nostra partita, è che in certe situazioni siamo troppo in disarmo, via. Se non puoi subire dei calci d'angolo e prendere gol, cioè sempre, vuol dire, si ripete troppo spesso. Marcature, poi ci sono le bravure degli avversari. Calzamari sicuramente bravo, ha fatto una gran spizzata e l'altro, cioè, difficile andare a trovare della razionalità su queste cose, vuol dire, probabilmente sono più bravi di noi, basta. Il discorso è che quando poi siamo riusciti a riaprirla si è chiusa immediatamente dopo. Queste, una squadra come la nostra che ha in questo momento delle grandi difficoltà dal punto di vista caratteriale, queste situazioni sembra una storia che si ripete troppo spesso. Ovviamente questi sono dei limiti nostri, di tutti, però il fatto che dopo 10 minuti, 11 minuti la partita era già 2-0, poi hai la forza di fare un gran 2-1 e immediatamente dopo prendi 3-1 e diventa difficile tutto. Poi uno dice, fa un'interpretazione di quello che si vede, poi andare a discernere se una cosa è l'altra diventa estremamente difficile. Come ripeto, noi siamo una squadra che ha difficoltà, se dopo un quarto d'ora perde 3-1 queste difficoltà si diventano enormi, per cui dopo diventa difficile tutto.
chiaramente le componenti di, possono essere molteplici. Siamo qui ad analizzare, sempre e si cercano sempre dei correttivi che non sempre danno i risultati che si sperano. Oggi è ovvio che su una, per l'ennesima sconfitta, soprattutto casalinga, soprattutto in questo modo qua, dire su chi puntare, ma probabilmente questo viene coinvolto tutto, non solo i giocatori, perché è una cosa molto, molto generale. Diventa difficile, cioè queste sono cose che toccano al direttore, quindi penserà lui, noi che siamo dentro, che le viviamo, io che le vive dall'inizio dell'anno, queste negatività, diventa difficile, molto difficile. Sì, sicuramente abbiamo fatto un'ottima gara, soprattutto abbiamo raccolto risultati, perché le ultime gare le stavamo facendo da parecchio, avevamo 3 partite che non vincevamo, però adesso sicuramente questa settimana è stata decisiva, con la storia che comunque sia la società ha portato i libri in tribunale. Paradossalmente c'è stata, secondo me, una maggiore serenità anche da parte dei giocatori, perché almeno così nel giro di una ventina di giorni sappiamo di che morte dobbiamo morire. Sono encomiabili tutti, perché stanno facendo veramente un lavoro straordinario in condizioni difficilissime, e senza i punti di penalizzazione, addirittura con tutte le grandi difficoltà che abbiamo, saremo a ridosso dei playoff. Quindi insomma, penso che non posso che essere soddisfatto di questo gruppo di lavoro, perché il Lecco comunque sia, come nomi, ha dei giocatori molto molto importanti, giocatori che hanno fatto sempre la C e la B, anche se questo non vuol dire niente di particolare. So che non spetta a me dare consigli, giudizi, però ho la fortuna di aver trovato un grande direttore sportivo adesso. Se sicuramente si mettono nelle sue mani, a gennaio può rivoluzionare sicuramente la squadra in positivo, Francesco Lamazza, e secondo me il Lecco, perché la piazza che merita comunque sia di stare in Serie C. Sì, l'ho visto anche nelle immagini col Bellaria. Sono situazioni un po' particolari, è naturale che quando comunque la società fa grandi sacrifici, ha speso tanto per portare determinati giocatori, poi quando non ci sono le risposte del campo è naturale che entri lo sconforto, anche i tifosi poi è naturale che non aiutano, ma anche, io dico anche giustamente, perché comunque sia, in certe situazioni anche il giocatore deve uscirne da solo. Però ho visto che proprio in questo, nei momenti determinati della partita, un po' evidentemente qualcuno un po' si tira indietro.